La Molini Popolari Riuniti rinnova la sua partecipazione ad AgriUmbria, un appuntamento abituale nel programma eventi della MPR, attraverso il quale l'azienda guidata dal presidente Matteo Baldelli punta a rafforzare legami e rapporti con clienti, fornitori e soci, forte anche degli investimenti appena realizzati per un miglioramento dell'efficienza produttiva ed energetica. Abbiamo concluso un importante investimento al nostro mangimificio di Umbertide. Questo qui ci consentirà di velocizzare i tempi, di migliorare il ciclo produttivo, ma anche di risparmiare dal punto di vista energetico, tant'è che pochi mesi fa abbiamo inaugurato un impianto fotovoltaico proprio sul tetto del nostro mangimificio. 330 kW di potenza daranno una grossa mano alla produzione, ma saranno anche un segno tangibile dell'impegno della cooperativa verso la sostenibilità produttiva ed energetica. Investimenti anche nell'area molitoria, dove MPR ha concluso il completo rinnovamento dell'impianto di Amelia. Oltre 500.000 abbiamo investito per migliorare anche qui l'efficientamento produttivo. Diciamo che riusciamo a produrre il 40% di prodotto di farina in più rispetto al vecchio impianto. Abbiamo fatto questo efficientamento, ma anche la nuova confezionatrice di farina, che ci permette di gestire anche più referenze e ci consente anche di andare sul mercato con delle confezioni riciclabili totalmente, con una chiusura ermetica, quindi escludono la fuoriuscita del prodotto dallo stesso pacchetto. E poi anche ci consente di avere, abbiamo realizzato un packaging molto più moderno e accattivante. Il settore mangimistico ha visto incrementare i propri volumi di produzione e bene anche la performance della panificazione, dove con alcuni suoi marchi la MPR si conferma leader nel centro Italia. I nostri consumatori stanno veramente scegliendoci quotidianamente, ovviamente con i soliti e con le referenze classiche, il filone, la filetta, ma ci stanno dando soddisfazioni, dicevo, anche prodotti tipici, pani speciali e la nostra pinza. Nel futuro della Molini Popolari Riuniti, le parole d'ordine sono filiera e sostenibilità. Tutte le politiche regionali sono rivolte alla creazione di filiere che devono accompagnare anche le piccole imprese agricole. Quello che dobbiamo provare attraverso le politiche comunitarie, quelle nazionali e anche quelle regionali, a garantire a tutti gli agricoltori la sostenibilità economica.